Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 12 gennaio, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, sono attese nuvole innocue in transito, attenzione, temperature molto basse, in alcuni casi strade ghiacciate e banchi di nebbia anche nel fondovalle. Una notizia delle ultime ore è stata evacuata una famiglia in Val Pusteria, a Vandoies di Sotto, per una frana che minaccia la loro abitazione. Massimo Moro in regia, con il suo aiuto allora andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo questa mattina in edicola. L'Alto Adige dedica la sua prima pagina ai dettagli dell'episodio gravissimo di cronaca nera che ha portato alla morte un senza tetto di origine ceca di 50 anni. L'autopsia confermerebbe l'hanno ucciso a calci e pugni, c'è cioè un super testimone del delitto del clochard a Bolzano. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, apertura diversa, aeroporto necessario, non siamo maso chiuso. Queste le parole del presidente di Asso Imprenditori nel corso del tradizionale ricevimento di inizio anno, protesta ecologista all'esterno della struttura. Ancora con la cronaca a livello locale, questa volta in lingua tedesca, ci si occupa del delitto che ha portato alla morte un senza tetto in pieno centro a Bolzano, la tragedia che si è consumata a Frosinone, ha perso la vita una donna di origini meranesi, era una soldatessa, aveva 32 anni, ma soprattutto era in attesa di un bambino. E poi il quotidiano in lingua tedesca dedica spazio alla consegna dei premi come imprenditore dell'anno, proprio in occasione del ricevimento di Asso Imprenditori. La cronaca ancora in lingua tedesca, a cura del quotidiano Tageszeitung, una testimonianza che arriva dalla Germania, direttamente dalle vicinanze di Colonia. Sappiamo Colonia teatro di una serie di brutali aggressioni nei confronti di oltre 500 donne nel corso della festa di fine d'anno. La testimonianza arriva da un altoatesino, Franco Clemens, che lavora proprio nei pressi di Colonia, ha contatto con gli immigrati e parla di falsa tolleranza. Lasciamo la cronaca altoatesina momentaneamente, andiamo a vedere la cronaca a livello nazionale ed internazionale. Come sempre il Corriere della Sera, ecco chi sapeva, quelle telefonate su Quarto e 5 Stelle. L'inchiesta intanto conferma la sindaca Di Maio avvisato, deve commissariare. E ancora con la cronaca, il lutto che ha colpito il mondo della musica, è morto, sappiamo, David Bowie, è morto dopo oltre un anno di lotta contro il cancro, una serie di ricordi, tributi e celebrazioni da pagina 10 a pagina 13. Approvato il nuovo Senato, parte la corsa al referendum, il comitato del no dice c'è la quota per la consultazione. E ancora, non sarà più reato guidare senza patente, le resistenze dei centristi al piano di depenalizzazione all'esame del governo. E infine i dati sui tumori che arrivano dal sud, terra dei fuochi, emergenza bambini. Passiamo al Sole 24 Ore, le notizie a carattere economico: il petrolio manda in rosso le borse, nuovo crollo a Shanghai che perde oltre il 5%, Pechino interviene con misure di cautela, non si ferma la caduta del greggio, scende sotto i 31 dollari la quotazione, minimo dal 2003, Milano perde lo 0,57%. Monte dei Paschi di Siena e Carige, tonfo a Piazza Affari, Etruria, l'ex presidente coinvolge il CDA. Torniamo allora alla cronaca da parte della provincia di Bolzano, dalla provincia di Bolzano con il Corriere dell'Alto Adige, come sempre la prima pagina, oltre al ricevimento di Asso Imprenditori, ci si occupa in apertura anche delle novità che riguardano la raccolta rifiuti, ancora una svolta da parte di SEAB, nuove isole ecologiche porta a porta per la carta e la CNA interviene, l'attuale sistema è iniquo. Il presidente Rosanelli annuncia anche una squadra anti-graffiti, l'Unione Commercio finalmente plaude. Urbanistica, l'operazione di Via Alto Adige, Benco, Penta, svela le carte, previste 5 assemblee. L'udienza in tribunale che vede presente il dirigente provinciale Katia Tenti, l'inchiesta Tenti, contestate le intercettazioni. Caso Twenti, altre verifiche su Spagnolli, raddoppio del megastore e ancora il
senza tetto ucciso da calci e pugni, la procura indaga per omicidio volontario, verifiche sugli ultimi spostamenti. In apertura sempre ci si occupa di autonomia, convenzione, sabato il primo atto, cittadini coinvolti, il concerto Jovanotti Superstar, Palaonda Rovente, 6.000 in delirio e ancora cultura, anticipare il fondo secondo De Toni e Battistella della Libera Università di Bolzano. Entriamo allora nel dettaglio delle notizie che abbiamo visto poco fa in prima pagina. Rifiuti, SEAB prepara un'altra rivoluzione. Rosanelli dice porta a porta per la carta e nuove isole ecologiche, prevista anche una task force anti-graffiti. L'attuale sistema non è equo, dicono gli artigiani per voce dei vertici di CNA. Le aziende pagano pure i consumi delle famiglie. Ci spostiamo all'aeroporto, il ricevimento di Asso Imprenditori, Asso Industriali, Aeroporto, Infrastruttura del Futuro. Il presidente di Asso Imprenditori Alto Adige, Stefan Pan, dice: l'agricoltura da sola non basta, senza raggiungibilità saremo più poveri. Export, le esportazioni, le aziende altoatesine commerciano con 170 paesi, il manifatturiero vola, 23% del PIL. Spero che la ragione sia più forte della pancia. Queste le parole del presidente della provincia Arno Kumpacher, che rilancia sul referendum. Michele reinterviene: se l'aeroporto va male, è meglio lasciar perdere. Ancora con la cronaca. Fondi dell'Unione Europea, maglia nera per Bolzano. Il Fondo Sociale Europeo, dice la provincia, è in ritardo, interviene Moser, rischiamo di perdere la fiducia di Bruxelles. Lasciamo la pagina economica del Corriere dell'Alto Adige e andiamo a vedere il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. Abbiamo visto, ci si occupa dei dettagli del bruttissimo episodio di cronaca nera che ha portato alla morte un senzatetto. Ci si occupa anche della manifestazione all'aeroporto di Bolzano per Asso Imprenditori, contro manifestazione da parte degli ecologisti. La soldatessa che ha perso la vita in automobile a Frosinone, aveva 32 anni, sappiamo era originaria di Merano, Lea Bottaccini, aspettava anche un bambino e ancora licenze scadute dalle sale giochi, i primi quattro verbali, lotta all'azzardo. Partito Democratico, un quartetto per ricucire il centro-sinistra, trattative per le primarie. Palaonda in delirio in 6.500 per Jovanotti, il concerto tanto atteso. E ancora Zanzara Tigre, raddoppiate le rilevazioni, pronte le trappole in 25 comuni. I dati dell'Astat per la ricerca e lo sviluppo, 131 milioni di euro ogni anno. Uno scooter investe due pedoni in via Galvani e poi trattative per le primarie. Partito Democratico, un quartetto per ricucire il centro-sinistra. Piani di Bolzano, prostitute e multe ai clienti in sosta è la proposta che la circoscrizione vuole fare al comune. Andiamo allora a vedere il dettaglio della notizia di apertura: senza tetto, ammazzato a calci e pugni. Secondo l'autopsia, l'uomo è morto per emorragie interne a seguito dei colpi subiti. Un giovane polacco avrebbe visto tutto, passate al setaccio anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso, tutto è accaduto nella zona di Palazzo Widmann, vicino al parcheggio del Laurin. Processo utenti, nulle le indagini bancarie, molti accertamenti non potranno essere utilizzati, la difesa vuole eliminare anche le intercettazioni. Andiamo a vedere la lotta alla prostituzione, multe ai clienti, tutto questo accade a Bolzano, nella zona dei Piani, pressing della circoscrizione sul comune per istituire il divieto di sosta notturna in via Macello. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, andiamo a vedere la cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto in apertura una serie di notizie, ci si occupa anche di cronaca a livello nazionale ed internazionale, con la morte di David Bowie e il pallone d'oro, che è stato consegnato nelle mani di Messi. Allora, il dettaglio della cronaca arriva dal centro, e cioè il senzatetto che sarebbe stato ammazzato a calci e pugni dopo una lite, sospetti, già mirati da parte delle forze dell'ordine. Parla di Anna Seifert, di Voluntarius, per quanto riguarda l'assistenza alle persone senza fissa dimora.
Ancora con la cronaca, la volontà di alcuni pazienti altoatesini di farsi curare all'estero, ad esempio per quanto riguarda le malattie dell'occhio, il rifiuto che arriva da alcuni reparti della clinica universitaria di Innsbruck. La presenza della zanzara tigre che preoccupa i ricercatori, ma non solo, sono già pronte le contromisure in vista anche della fine dell'inverno. Ancora con la cronaca, pagina 16 a pagina 17, una serie di fotografie per raccontare quello che è accaduto ieri all'aeroporto di Bolzano in occasione del tradizionale ricevimento di inizio anno da parte di Asso Imprenditori. Ancora ci si occupa di cronaca politica, pagina 19, la cronaca politica che interessa il capoluogo, cioè Bolzano. Tutto è rivolto alle elezioni comunali, quello che accade all'interno dell'SVP e quello che accade all'interno del Partito Democratico. Ancora, il futuro della zona dell'autostazione non solo, anche questo in pieno centro a Bolzano. La stazione dei bus, il progetto per una riqualificazione, tutto è raccontato a pagina 20. Sempre per la cronaca cura del quotidiano in lingua tedesca, quello che è accaduto a Frosinone. Frosinone, l'incidente, quello che rimane dell'automobile a bordo della quale viaggiava la ragazza di 32 anni, Lea Norma Botaccini, originaria di Merano, gravemente feriti i due figli e il compagno che viaggiavano con lei. È tutto, ci fermiamo qualche istante, poi come sempre torniamo in studio per andare a vedere che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Con la prima webcam che vi proponiamo questa mattina andiamo a vedere quello che accade in Alta Val Venosta. Guardate che spettacolo, cielo completamente stellato. Siamo sulle montagne che circondano il centro abitato di Solda. Andiamo a vedere quello che accade invece in Valle Aurina, tanta neve nella zona del centro abitato di San Giacomo. Come nostra abitudine, ci spostiamo all'imbocco della Val Venosta, siamo alle porte dell'abitato di Foresta, lo sguardo rivolto verso la città di Merano. Anche oggi la collaborazione con gli esperti meteo della provincia ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete, in qualche modo le Alpi proteggono la nostra provincia dalla presenza delle nuvole, non si escludono comunque transiti innocui. La grafica adesso per capire quello che ci dobbiamo attendere nel dettaglio in mattinata e nel pomeriggio. Abbiamo detto presenza di sole, qualche nuvola, non si escludono precipitazioni proprio lungo la cresta di confine dove dovrebbero fermarsi le nuvole più minacciose, temperature minime in linea con gli ultimi giorni, temperature massime in netta risalita. A Bolzano avremo 8 gradi, 7 gradi a Merano nelle ore più calde, 4 gradi a Silandro, 5 a Bressanone, 2 a Brunico e 1 grado a Vipiteno come temperatura massima, come temperature minime comunque dappertutto valori negativi nei principali centri abitati. Gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e come sempre all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Vi ricordo alcuni appuntamenti da non perdere. Il 15 di gennaio arriva di Tures fino al 17 di gennaio West, un appuntamento dedicato agli amanti del barbecue. Sempre il 17 di gennaio Cares Alta Badia che va avanti fino al 20 di gennaio. In questo caso l'appuntamento è dedicato a coloro che prestano particolare attenzione al cibo che assumono e alla provenienza di questo cibo. Al 21 di gennaio al via l'appuntamento con la Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina, discesa e super gigante. Infine, il 25 di gennaio, i CAST, i campionati europei delle truppe alpine, che quest'anno vanno in scena fino al 29 di gennaio a Sestriere, in provincia di Torino. Vi ricordo il nostro sito internet,
www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri tre giornali, nella mediateca online in principali, contributi, filmati, andati in onda nelle ultime ore, come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale. Potete seguirci in streaming e avete a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve. Rapidamente le aperture dei quotidiani. Alto Tesini, che troviamo oggi in edicola, l'Alto Adige, l'hanno ucciso a calci e pugni, c'è un super testimone del delitto del clochard in pieno centro a Bolzano. Aeroporto, plebiscito degli imprenditori, ma fuori protestano gli ambientalisti. E poi era di Merano la soldatessa di 32 anni, Lea Buttaccini, che ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Frosinone. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, raccolta rifiuti, svolta della SEAB, nuove isole ecologiche, porta a porta per la raccolta della carta. Aeroporto necessario, non siamo maso chiuso, lo dicono i vertici di Asso Imprenditori nel corso del ricevimento di ieri. Urbanistica, l'operazione di via Alto Adige, Penta, il commissario svela le carte del progetto Benco, previste 5 assemblee. E ancora, la cronaca lingua tresca a cura del quotidiano Dolomiten, il senza tetto ucciso al termine di una furibonda lite, l'incidente che ha spezzato la giovane vita di una meranese di 32 anni a Frosinone e poi il ricevimento di ieri di Asso Imprenditori a Bolzano. Chiudiamo con il quotidiano Tageszeitung, una testimonianza che arriva da Colonia, teatro delle aggressioni alle donne nel corso della festa del fine anno, testimonianza che arriva da un alto tesino, Franco Clemens, che parla di una sbagliata, una falsa tolleranza. È tutto, io vi ricordo alle ore 13 e alle ore 19 gli appuntamenti con le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Se l'obiettivo comune è salvare la coppia, oggi senza dubbio riuscirai a farlo. Serata di grande attrazione. Toro, grandi abilità nascoste e non sempre usate a dovere oggi ti varranno la firma su un nuovo contratto e su un nuovo importante progetto. Gemelli, Venere oggi vorrebbe vederti salire sul primo aereo e andare. Forse solo così riusciresti a riappropriarti della tua sfera intima. Cancro, è tempo di cambiare e così anche tu che sei un conservatore convinto e incallito oggi darai un colpo di coda a tutto quello che sai. Leone, Nettuno è innovazione, aria nuova, cambiamento, desiderio di osare, questo è quello che farai. Vergine, calma piatta oggi in amore, eppure tutto è così sereno intorno a te che potresti dedicarti all'amore anima e soprattutto corpo. Bilancia, Venere vivace, allegra, quasi adolescenziale per quel bisogno di stare insieme e toccarsi senza mai lasciarsi. Scorpione, grande vitalità per un giorno che hai bisogno di tutte le tue energie. Che sia lavoro, che sia studio, oggi devi alimentare la grinta e la forza con cui ti sei svegliato. Sagittario, Mercurio accende il semaforo rosso su una importante scadenza lavorativa. Capricorno, Mercurio generoso come non mai, oggi non farai in tempo a desiderare qualcosa o qualcuno che tutto si materializzerà e sarà un passo da te. Acquario, oggi basterà guardarti negli occhi per non poter più dire di no a nessuna tua richiesta. Pesci, giornata positiva certo, ma senza quel quid in cui speri da tempo. Oggi ogni richiesta, idea, progetto dovrà aspettare.